il segreto di registrazione di Lioness. Non riesco a fare questo cubo di Rubik, però il mio papà mi aveva detto che se avessi fatto il cubo di Rubik tutto completo mi avrebbe qualcosa regalato, una caramella. Quindi adesso farò una cosa: prendo il cubo di Rubik, questo qua già fatto, e glielo porto giù. Vediamo se ci casca il papà. Mi sa che sta ancora bevendo il tè freddo dell'altra volta. Ormai è diventato quasi una meme questa cosa qui. Saluto Sebastiano, Samuele e Salvatore, che hanno trovato l'hashtag Marcino nello scorso video della vita su Minecraft. Trovatelo anche voi per essere salutati e lasciatemi un mi piace. Papà? Ma quanti papà ci sono lì, scusami? Ciao Marcino, guarda, lui è Madame Arch, è un mio carissimo amico, e anche lui sta bevendo il tuo tè freddo che hai lasciato qui 3 settimane fa, credo. Ho capito, però io voglio il vero papà, scusami. Chi è quello dei due, quello vero? Ma Marcino, ma siamo entrambi quelli veri, solo che tu devi capire che in un mondo parallelo c'è un altro Marci nel mondo, e l'ho portato esattamente in questo mondo, e quindi siamo in due, e quindi adesso hai due papà. Devo essere sincero, sono abbastanza confuso di questa cosa, ma io vi crederò sulla parola. A questo punto vado a giocare a Fortnite, va bene? Va bene Marcino, saluta papà 1 e saluta papà... Ma allora uno si muove, l'altro non si muove. Guarda, io mi posso muovere, invece quello di fianco a me non si può muovere, perché... perché niente, non ti posso spiegare tutti i segreti del mestiere, poi un giorno capirai. Va bene papà, ok. Hanno suonato la porta, vai a vedere un attimino chi è. Vado io, no, vai tu Marcino. Vado io, non ti preoccupare, stai fermo lì, torna a berti il tuo tè, vado io a vedere. Non c'è nessun corriere qua fuori, né da questa parte e né da quest'altra parte. Ma avranno lasciato qualcosa... Oh, ma qua c'è... c'è una cosa scritta: se mi vorrei trovare, l'indizio dovrei trovare. E scusatemi un attimo, io esattamente chi dovrei trovare in questo mondo? Vado a chiedere a Marchina, va, che magari lei ha le soluzioni per tutto. Secondo me Marchina dovrebbe essere a casa. Marchina, sono Marcino. Ehi, ciao Marcino. Vieni, come ciao. Stai? Io sto bene, tu come stai? Io, tutto, guarda, bene. È successo qualcosa di veramente, devo essere sincero, strano. Però cosa? Te lo volevo dire a te, perché praticamente niente, ho anche dimenticato di far vedere al papà che avevo fatto il cubo di Rubik. Vabbè, mi è arrivato un indizio per posta. Tu per caso sai qualcosa di questa cosa qua o non sai niente? Indizio? No, io non so nulla. No, allora, vieni, spiace, che te lo faccio vedere. Allora, esattamente qui davanti. Se mi dai una mano, io poi ti posso... cioè, vabbè, se mi vorrai trovare, l'indizio dovrai trovare. Cioè, capito? Devo trovare un indizio. Vuol dire che c'è una caccia al tesoro? Esatto, ma dove cerco? Okay. Io ho cercato un po' in casa così quella, ma non ho trovato... sai dove non sono andato? In garage, non so. Ma perché c'è la mia macchina? Dai, la macchina su. Del mio papà è... ok. Oh, no, c'è l'indizio, c'è l'indizio, leggi. Primo indizio: a volte suona, a volte no, si trova in altezza ed è anche un luogo di culto. Secondo te che cosa può voler dire un luogo di culto in altezza? Io non so neanche da dove inizio. Ah, aspetta un attimo, mi è venuta un'idea. Scusa, cosa? Leggi bene qua. Dice: a volte suona, a volte no, si trova in altezza ed è anche un luogo di culto. La chiesa! La chiesa. La chiesa, esatto, è l'unico luogo di culto che ci abbiamo in questa città. Vieni, andiamo in macchina, così almeno per macchina, ma è lì tempo. La chiesa. Vabbè, io vado in macchina, così ci metto meno tempo. Guarda, ci metto va meno bene. Ok, in realtà non è vero, ci metti più tempo. Ok, sono qua. Ma secondo te dobbiamo salire? Oh, ma io non sono mai entrata dentro una chiesa. Tu sei mai entrata all'interno di questa chiesa? No, qua no. Allora andiamo, vado prima io. Tac. Vai. Ok, salgo. Ma quanto è lunga questa chiesa, ma è lunghissima, cioè non finisce mai. Oh, ho trovato l'indizio. Secondo dove? Indizio: nella piscina del vicino. L'unico vicino che ho, cioè in realtà è il granaio. Oppure il vicino di fronte può essere Mortina. Oppure tu. Tu c'entri io? Qualcosa in questa non cosa? Non c'entro niente. No. Sei sicura? Sì. Ho paura che tu mi stai un pochino facendo gli scherzetti, eh.
Perché proprio nella piscina tua ci sono le cose? Non ho capito. Vabbè, comunque andiamo oltre, cerchiamo di capire. Andiamo, aspetta, vado in macchina, sali in macchina stavolta, brava, che sennò ci mettiamo un sacco di tempo. Ok, io parcheggio la macchina vicino alla mia porta qua e vado a vedere in primis nella piscina di... No, ferma. TikTok, c'è qualcuno? Martina! No, maestra? Non c'è nessuno. Ok, vediamo nella piscina qua se c'è qualcosa. Io non vedo niente, sinceramente. Qua, giù. Qua, Marcino. Dove? Marcino. Oddio, c'è un altro indizio, è vero? Ok, nella scuola ci si va quando si ha mal di pancia. Ma poi si intende quando vado a fare la cacca. Ma io non la faccio a scuola. Tu la fai in scuola. Ma come? Vabbè. Sì. Ma voi ragazze non fate la cacca, scusa. Ma non è vero. Ah, è una leggenda. Esatto. Chiudi le porte. Teoria, nel bagno della scuola si troverà il prossimo indizio. È così facile. Chi è che ha ideato questo piano e questa caccia al tesoro? Aspetta, magari il corriere? Corriere SCP-173. Esatto. Guarda che bel parcheggio che ho fatto. È perfetto, guarda. Una, due, tre ruote, quattro ruote perfette. Ma com'è buio qua dentro. Ciao Gianni, ciao Marcina. Ciao ragazzo di Martina, di Marcino. Vabbè, quarto indizio. Ah beh, c'è qua l'indizio, non è che nel bagno. Ah, sei quasi vicino. Ma l'ultimo indizio è in un laboratorio poco fuori città. E cosa vuol dire? Ma perché la scuola è tutta spenta? Hanno spento le luci. Ascolta, ho un'idea. Dobbiamo assolutamente andare, sai dove? A prendere un aereo e a perlustrare tutta la zona nelle vicinanze di questa città e vedere se realmente c'è qualcosa. Quindi io vado, vieni con me, corri. Tu non hai un aereo però, mi sa. Quindi devo andare da solo. No. Vai te, Marcino. Vado, prendo il mio nuovo aereo. Sto per... Aspetta, mi manca la benzina. Un attimo, dimmi cosa c'è. Allora, Marcino, permettimi una cosa. Qualunque cosa troverai, mi raccomando, stai tranquillo, va bene? Eh sì, ma io spero che sia qualcosa di super bello, perché non è giusto che io trovi cose brutte. Ogni volta mi fanno gli scherzi, ma spero che questa volta almeno non sia uno scherzo, dai. Secondo me è una sorpresa. È un regalo tipo di papà, magari, cosa ne sai? Ciao, Martina, a fra poco. Ciao. Allora, vediamo se qua nelle vicinanze c'è qualcosa. Qui non c'è niente. Lì ci sono le vecchie case che non hanno ancora demolito. Qua c'è la scuola. Lì ci sono delle case che non avevo mai visto. E c'è un laboratorio. C'è un laboratorio qua. È per forza questo. Aspetta, devo atterrare però bene, perché sennò mi faccio male. Vediamo se riesco ad atterrare proprio sopra il laboratorio. Così. Ok, mi sono fatto un pochino male, fa niente. Allora, mi sa che è proprio qua dentro l'ultimo nostro indizio. Vediamo, oh, c'è una chest. Vediamo un po', apriamola. Carta di livello 1 e picconi di telekill. Non mi dite che c'è SCP-173 qua dentro. Io ho paura di questa cosa. Apriamo, forza, entriamo qua dentro. SCP-173, proprio lui. Allora, bisogna capire dov'è il prossimo indizio. Vediamo, ok, l'indizio è qua, posso anche non entrare. Ci sei già stato, ma ci sei rimasto male. Ma questa volta, puntini. Oddio, ma che cosa può voler dire questa cosa? Leggete bene, vedete. Ci sei già stato, ma ci sei rimasto male. Ma questa volta, puntini. Ciao, tu cosa vuoi farmi esattamente? Vai via. Scappa via, SCP-173. Va bene, abbiamo un indizio. Ci sono rimasto male, ci sono già stato. Che cosa può voler dire, scusatemi? L'unica cosa che mi viene in mente è quella volta che Martina mi ha fatto uno scherzo facendo finta di essere Lion. Quindi mi sa che quella casa lì potrebbe c'entrare qualcosa anche questa volta. Quindi andiamo da quella casa lì. Esattamente questa dovrebbe... Sì, è questa casa qua. C'è una chest qua davanti. Proviamo ad aprire la chest per vedere che cosa c'è. Apriamo la chest. C'è un floor B, un glass e un pezzo di concrete rossa. Ok, ma qua c'è una scala che va giù. Ma... Bunker segreto di registrazione di Lion e Spina. Ma volete dire che c'è davvero Lion qua dentro con Spina? No, non è possibile. Qualcun altro mi sta facendo per forza uno scherzo. Proviamo a entrare. Permesso? È tutto buio e qua c'è una telecamera. Lì c'è Lion e lì c'è Spina. Ma non sono per forza... Non sono i veri. Amici, mi ha scritto! Ha scritto ciao Marcino, ma lui non mi conosce. Impossibile questa cosa. Scriviamogli anche noi. Ciao! Punto esclamativo. Aspetta, come stai? Come sei arrivato qua?
Con degli indizi, con degli indizi. Aspettate un attimo, amici, facciamo una cosa. Facciamo game mode 1 e ci mettiamo una torcia perché non si vede assolutamente niente. Come fa a registrare al buio? Scusa, sta cosa non riesco proprio a capirla. Ok, ho messo un pochino di torce perché c'era tutto scuro. Ciao, ciao Lion, aspetta che li scrivo. Ciao, come stai? Li scrivo tantissimi cose. Sei il vero? Sei il vero? Oddio, amici, potrebbe essere realmente il vero questa volta, dato che non c'è di mezzo Moritina, speriamo. Certo che sono il vero, ma come? Ma come? È impossibile, non ci credo, non ci credo, guarda in tab. Oddio, è vero, no, non ci credo, è impossibile questa cosa, io non ci posso credere. Secondo me, no, sono proprio di là, cioè, vediamo un po', ma muoviti, Anna si muove. Oddio, aspetta, ma non si può colpire, è impossibile, non c'è nel server. Mi state facendo uno scherzo, chi è che mi sta facendo... No, Marcina, è vero, Anna non si poteva colpire, cavolo, non ci avevo pensato. Marco, che cosa... sei Marco? Sì, sono io, Marcino. Tutti che mi fate gli scherzi. Non dirlo che faccio schifo, Marcino. Tutti che dai, mi fanno gli scherzi, basta. No, non è giusto, basta. Io queste vieni cose qua, non le posso Marcino, accettare. Dai, ti spiego, no, allora, basta. Marcino. Ehi, ehi, non essere Dimmi. Triste, sto registrando. Quindi sei anche dentro al mio video. Ciao, Marcino. Ciao, Marco. E in pratica, cosa succede? L'ho spiegato anche ai miei fan. Marchina voleva che io ti facessi uno scherzo, dato che non te lo ho facevo capito, da un po' di giorni. Ma sempre a me. Scherzo, ma Marcino mi fa, vai a fare uno scherzo a Marcino. Dai, su di morale, mi raccomando. Facciamo così, quando meno me lo aspetto puoi farmi uno scherzo anche tu, va bene Marcino, ti va? Me ne vado, basta. Ciao Marcino, non essere triste, dai. È sempre così, mi devono fare gli scherzi. Ma questa volta mi vendicherò.